Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Bene ragazzi, andiamo a vedere velocemente quello che è successo oggi all'Arena Garibaldi, stadio Romeo Anconetani contro il Bari. Una partita che io personalmente insieme ad altri, insomma, tenevamo in particolar modo dopo quello che era successo l'anno scorso. Chiusa la parentesi. Detto questo, Aquilani ci ha sorpreso con un 3-5-2, quindi Calabresi, Canestrelli e Leverbe in difesa, Marin e Veloso lanciano le sortite offensive lasciate da Alessandro e Beruatto, schierati sugli esterni. Bene, un Pisa che è sceso, devo dire, secondo me, con l'idea giusta e la mentalità giusta. Tanto è vero che siamo andati vicini subito a segnare la rete con Marin al settimo, ma il timbro lo mette Beruatto al dodicesimo dopo una bella azione. Poi, diciamo così, una ventina di minuti è durato, diciamo così, il Pisa ha tenuto il pallino. Poi per il resto ci siamo, io dico inspiegabilmente, insomma, siamo arretrati e abbiamo cercato di contenere il Bari. Abbiamo contenuto bene. La partita, il primo tempo finisce qua con un sostanzioso recupero, ma c'è stato, perché poi il gol di Beruatto è stato visionato al VAR, insomma abbiamo perso tempo, eccetera, eccetera. Da segnalare questo, che al 35esimo D'Alessandro si fa male, esce per infortunio al suo posto dentro Barbieri. Speriamo che non sia niente di che. Comunque vedremo poi nel proseguo, ecco. Poi nella ripresa, che dire, i nerazzurri scendono in campo, i nostri ragazzi, come è finito il primo tempo, insomma, né più né meno. Poi vengono fatte le sostituzioni, i cambi ridisegnano totalmente in toto la squadra, è inutile, la ridisegnano in toto, quindi dentro Mlakar al posto di Moreau, quindi Touré al posto di Arena, Nagy per uno stanco veloso, e poi niente, io uno scendere proprio, non c'era più fraseggio, non c'era più niente, alla fine anche Nagy due ammonizioni, quindi di conseguenza l'espulsione, ci lasciano di nuovo in 10, non si riesce a finire una partita in 11. È stata secondo me ridisegnata anche con Touré, non mi è piaciuto niente, insomma i cambi non mi sono piaciuti, poi hanno pasticciato in difesa, insomma alla fine è venuto fuori il pareggio come col Parma, sembrava la fotocopia, il gol fotocopia. Ecco, in casa non si riesce più a vincere, in casa non si fa altro che, se va bene, pareggiare. Questo è il discorso, insomma. La punta non c'è, ma la car non lo so, insomma, a parte i palloni poi davanti non sono più arrivati, insomma chi dice che Pisa ha tenuto il pallino in mano, sì, Pisa ha tenuto il pallino in mano per 20 minuti, dopodiché non lo so fino a che punto abbiamo tenuto il pallino in mano, cioè fino a che punto, dove vogliamo arrivare, bisogna vedere dove vogliamo arrivare, perché così non lo so dove vogliamo arrivare, cioè nel senso, 4 partite, 4 punti a media e un punto a partita, perché uno non l'abbiamo giocata, va bene, cioè questa è la situazione, insomma, ecco, questa è la situazione, diamoci una regolata, diamoci una svegliata, insomma, ecco, sempre le solite cose, la difesa è quella che è, ci facciamo buttare fuori, si entra dalla panchina 20 minuti e si prende il rosso per somma di ammonizioni, non lo so. Cioè, non lo so, non va bene, secondo me non va bene, secondo me non ci siamo, perché questa partita andava, anche per un discorso classifica, andava sicuramente vinta. Vabbè, era nelle corde e abbiamo cercato di, fino alla fine, rovinare tutto. Poi vado velocemente il tabellino, perché per qualcuno che dice, allora il tabellino è questo. I tiri totali sono stati 10 per il Bari, 7 per il Pisa, i tiri in porta 1 il Pisa, 3 il Bari, no? Poi vabbè, ammoniti, espulsione, falli, lasciamo perdere, cioè andiamo a vedere, analizziamo i tiri totali e i tiri in porta,
non so, voglio dire, se non tiri non segni a casa mia, magari mi sbaglio. Sì, il gioco, ok, dato il gioco, 20 minuti, 25 minuti, poi hai contenuto e poi hai preso la rete del pareggio, ma con un tiro dove vuoi andare? Questo è il discorso, io vorrei sapere questo, con un tiro in 90 minuti, ma dove vuoi andare? Dove vuoi andare? Questo è, cioè, non è tanto il discorso di prendere la rete, per l'amor di Dio, ci sta, sta nel gioco, per carità, io voglio dire questo, in fase offensiva, un tiro, ma dove vuoi andare? Questo è il discorso, dove vuoi andare? Non lo so, ditemelo voi nei commenti, perché io dove vogliamo andare non lo so. Se vi è piaciuto questo video, pollice su, iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. Io vi ricordo che c'è la trasmissione Noi Siamo Nerazzurri lunedì, e mi raccomando, numerosi. Io vi ricordo una cosa, il Pisa resta e tutto il resto passa. A lunedì.